Gesù ti chiama per una vita nuova. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo anche oggi la parola di Dio e poiché oggi nella liturgia ricordiamo la vocazione di Matteo, leggiamo Matteo 9:9-13. Andando via di là, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate e imparate che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». Amen. Carissimi, la pagina del Vangelo di oggi è molto forte. Certamente c'è una chiamata speciale. Gesù tra i suoi dodici non chiama dotti, scribi, dottori della legge, persone colte nell'ambito religioso, ma ha chiamato pescatori, ha chiamato anche pubblicani come Matteo, persone che a priori, in base al loro lavoro e vita sociale pubblica, venivano scartati, emarginati dal popolo di Israele, considerati impuri, considerati traditori della legge, traditori del patto con Dio. Questa era la mentalità. Gesù chiama proprio queste persone. Che strano vedere un Dio che invece di chiamare i migliori, chiama coloro che erano scartati. Scartati anche dall'alleanza. In Gesù noi abbiamo la vera, sincera, retta immagine del cuore del Padre. È un cuore pieno di misericordia. Noi dopo 2000 anni, dalla venuta di Gesù, ancora continuiamo a puntare il dito, continuiamo a giudicare, a criticare, a scegliere in base a delle preferenze, potremmo dire anche nostre, personali, o che guardano ad alcuni schemi. Gesù non ha guardato a nessuno schema, ha guardato al cuore di Matteo e lo ha chiamato. Non importa che lavoro avesse fatto o facesse, non importa cosa avesse potuto combinare contro il popolo, contro il popolo eletto di Dio, Gesù lo voleva salvare. Ecco perché almeno due volte fa due paragoni e dice: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Questo è il cuore di Dio. Noi potremmo certamente fare due cerchie. Una cerchia degli eletti, i bravi, i santi, i separati, perché rispettano la legge, pregano, sono nella fede, e gli altri, che secondo noi sono già nella perdizione, perché stanno sbagliando. E tutti lo vedono che sbagliano. La nostra mente è così, logicamente. Le pecore e i capri. Chi in cielo, chi all'inferno. Questa era la visione che avevano anche al tempo di Gesù. In realtà non c'è nessun giusto di fronte a Dio. In realtà nessuno è sano di fronte al medico per eccellenza, che è Gesù. Altrimenti sarebbe venuto solo per qualcuno. Anche se qui a volte noi interpretiamo dicendo:
si è venuto a chiamare i peccatori perché i giusti già stanno bene. Ma capite che queste persone stanno condannando Gesù. Di certo non sono giusti, stanno condannando Dio, stanno giudicando Dio. Hanno già un pregiudizio nei suoi confronti. Che cosa fai? Stai sbagliando. E quando è arrivato Gesù da Nazareth, da quelle parti, da Maria, da Giuseppe, un falegname, lo hanno condannato. Questi non sono giusti. Questi non sono i sani. Cari amici, ogni volta che siamo di fronte a queste parole di Gesù, mettiamoci sempre dalla parte dei peccatori e dei malati, perché di fronte a Dio siamo tutti malati, di fronte a Dio siamo tutti peccatori. Romani 3:23. Tutti gli uomini sono peccatori e privi della gloria di Dio. Oggi è un tempo, come ha fatto Matteo, di accogliere la chiamata di Gesù. E Gesù ci chiama per trasformarci, per liberarci, per farci santi, per renderci sani, per guarirci fisicamente, spiritualmente, psichicamente. Ecco la buona notizia di oggi. Lasciati chiamare da Gesù e rispondigli. Rispondi con tutto te stesso, come ha fatto Matteo, sapendo che esercitava un mestiere che rendeva molto, poteva permettersi tanti lussi, tante belle situazioni, tanti agi, ma ha preferito Gesù alla fine. Di fronte a loro, alle ricchezze, ai privilegi, ha detto: io voglio Gesù, perché ha creduto che nella sua parola trovava la vita eterna. Come ha detto Pietro: da chi andremo, Signore? Solo tu hai parole di vita eterna. Allora, insieme a me, pregate, riconoscete Gesù come Signore e oggi gli chiediamo che nuovamente ci possa chiamare per rispondergli con tutto il nostro cuore. Grazie, Signore Gesù, perché nella parola di oggi che tu mi doni, in questa parola io posso fare esperienza di te, esperienza che mi ami così come sono. Vuoi da me un'apertura sincera. Riconosco di essere malato, di avere tanti problemi, di avere anche tante crisi e di cadere continuamente, ma so che seguendo te sarò fortificato, sarò liberato, sarò guarito, così come Matteo è stato liberato da te, perché tu lo hai amato e lo hai salvato. Ti chiedo, Signore, amami, chiamami oggi, liberami e donami la gioia, come dice il Salmo 50, di essere salvato. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, Dio ci ama così come siamo. Ecco lo slogan di oggi che vi dono. Gesù ti chiama per una vita nuova. Rispondili e Lui ti perfezionerà, ti migliorerà, ti darà le cose nuove che ancora i tuoi occhi non hanno visto. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Ecco come riscoprire una genuinità nella nostra fede, nel nostro cammino di fiducia in Dio. Tu sei il tempio suo, tu appartieni a lui, lui vuole farti partecipare del suo regno, un regno che è amore, pace, gioia, fedeltà, benevolenza, mitezza, dominio di sé. Paolo lo dice alle sue comunità: il regno di Dio è in mezzo a noi. Noi siamo il suo popolo, il tempio, e ciascuno di noi.